Il mondo della notte su Lunatica, la notte vista a 360 gradi da tutti i punti di vista. Abbiamo due special guest questa notte con noi, naturalmente solo grandi eventi, grandi artisti nella nostra trasmissione da tutta Italia in tutta Italia. Direttamente al Diabolica M2O abbiamo Lu Bellucci e Marco Bonucci, veramente due bei nomi per quanto riguarda naturalmente la musica, che anche i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori naturalmente possono anche sentire come insert naturalmente nel nostro programma Lunatica, dove naturalmente c'è molto spazio alla musica minima, alla musica elettronica, alla musica trance, insomma un po' di musica che Lu Bellucci e Marco Bonucci sanno bene alla grande. Allora, ciao Lu innanzitutto. Ciao a voi, grazie per avermi invitato con Marco Bonucci qua a Reggio Calabria. Il mondo della notte per te. È troppo generica. È generica? No, è questo, siamo noi, siete voi. È tutta la gente che viene a trovarci nelle serate, è tutta Italia, è tutta Europa, è la gente che vuole stare bene. Che colore daresti alla notte? Il bianco. Bianco perché? Perché, per quanto se ne dica, è purezza, è divertimento, è bellezza. La domanda che si fa di solito ai grandi artisti, naturalmente ci sono su Lunatica. Allora, parla anche a me. La domanda che si può fare naturalmente ai grandi artisti su Lunatica è naturalmente da che cosa nasce naturalmente la passione per questo lavoro, che oltre ad essere un divertimento è soprattutto un lavoro, visto che ti occupa naturalmente tutte le tue giornate. E da qualunque cosa nasce fare qualcosa, nel senso, chi fa l'avvocato ha la passione di fare l'avvocato, chi fa il banchiere ha la passione di fare il banchiere, io ho la passione di fare la notte. La serata che ricordi con più piacere? A cui è legato magari un aneddoto particolare? Quella che farò domani. Sempre quella successiva? Sempre quella dopo. Allora, passiamo velocissimamente da Marco Bonucci, tra poco ritorniamo con Lu Bellucci. Allora, abbiamo parlato di... abbiamo accennato qualcosa sulla notte, questa M2O Diabolica veramente va alla grande. Tu sei una new entry, possiamo dire. Sì, sei entrato da pochissimo. Esatto, new entry, sono tanti anni che lavoro con loro, però... Da quest'anno lavoro resident a Diabolica, all'Energy, che è la nostra casa madre, a Ciampino, a Roma, e posso dire che quest'anno ci siamo molto divertiti. Poi quest'estate saremo in tour, ci divertiremo ancora di più in tutta Italia. Grandi serate. Grandi serate. Abbiamo chiesto a Lu il colore che dà la notte, perché ognuno vede la notte con tante sfaccettature diverse, come uno specchio riflette tanti colori, no? Che colore daresti della notte? Io penso, ci ho riflettuto poi dopo dalla domanda che hai fatto a lui, e penso che non c'ha un colore la notte, ce n'ha tantissimi, perché la notte rappresenta ognuno di noi, ognuno di noi ha un colore, secondo me. Quindi la filosofia di Marco Bonucci su Lunatica. La mia filosofia è questa. Un attimo, sta intervenendo Lu Bellucci. È pesantissima la filosofia di Marco Bonucci. No, in realtà no. Però io sono per quello che promuove la notte, quindi... In realtà dico bianco, ma è nero, è giallo, è fucsia. Do un colore perché ci vuole un inizio. Poi ognuno la definisce come vuole. Come vuole, naturalmente, sì. Sono d'accordo con, naturalmente, Lu Bellucci. Allora, hai un genere a cui sei legato particolarmente? Attualmente al minimal, certo. Poi ognuno di noi, come ogni DJ, nasce da un genere e poi evolve in un altro modo. Attualmente mi piace il minimale. Minimale è un genere molto mentale, che proprio dalla parola stessa minimale significa che ogni traccia ha pochi suoni, quei pochi suoni lasciano delle sensazioni. Questo è quello che in questo momento sto facendo. Poi chiaramente ogni anno poi l'evoluzione sta dentro noi stessi, quindi. Il tuo rapporto con Lu Bellucci? Certo, osceno, sta dicendo. È indegno. Non posso parlare in questo momento perché ce l'ho a fianco, ve lo dirò un'altra volta. Parliamo di trasgressione velocissimamente su Lunatica. Una tua trasgressione. Quella che farò domani. Quindi ce l'avevi già pronta la risposta. La trasgressione di Marco Bonucci. Che può essere anche un discorso particolare, no? Io penso che la trasgressione non va raccontata, quindi... No. Attenzione, c'è la... No, controbatte Lu Bellucci. Questa è un'intervista seria, proprio tipo Marzullo? Marzullo, sì. Allora guarda, la trasgressione non... Che è la trasgressione? Che cos'è? Te la faccio a te la domanda. Che cos'è la trasgressione? Secondo me ormai vivere è trasgredire. Ormai la normalità è la trasgressione, secondo me. E allora possiamo chiudere l'intervista? Andata bene?
Anzi, ti dirò, secondo me la trasgressione è essere se stessi. Finito qui. Oh, eccolo qua, Marco Bonucci. Vediamoci una risposta. Allora, siamo ai saluti, naturalmente a Reggio Calabria, Lubellucci, molto amata a Reggio Calabria. Naturalmente noi, la nostra produzione nasce proprio da Reggio Calabria, poi naturalmente si espande in tutta Italia, però è bello quando siamo qua, sentire sul lungomare di Reggio, magari sabato notte ci facciamo un giro con gli amici, tante radio accese su M2O con la voce di Lubellucci e Marco Bonucci, naturalmente che suona alla grande. È una bella soddisfazione, no? Chi lavora? Cioè, nel senso, ti sei disposto da solo? Bella soddisfazione per te. Allora, c'era Celentano che cantava "Chi non lavora non fa l'amore", giusto? Sì. Noi abbiamo lavorato tanto, mo, a parte gli scherzi, io poi sono una persona molto seria, quando mi ci metto, mi ci impegno, però sono serio. E quando si lavora tanto, si lavora con un gruppo di professionisti, quando si va a lavorare sulle persone belle, è normale avere dei risultati. Noi ce l'abbiamo avuto grazie a M2O, grazie al nostro gruppo, grazie a Marco Bonucci, grazie a voi che ci fate l'intervista, grazie a loro che venivano a vederci. Quindi è tutto naturale, non so come dirti. È come l'avvocato che ha successo perché vince 25 cause al giorno. Quindi si è bisogna essere bravi per arrivare a un buon punto. Assolutamente, bisogna perseverare, essere professionisti a un certo momento. E crederci sempre. All'inizio è bello viverla, ma noi lo facciamo per lavoro, domani siamo da un'altra parte del mondo, quindi è normale che poi uno lo prende seriamente, quindi quando le cose le fai sul serio vengono sempre bene. Questo non vuol dire non divertirsi. Esatto, grande Lubellucci, naturalmente prima della serata il nostro Lubellucci ha fatto un discorso anche bello posato, quindi coglioni. Discorso del cazzo. È andato bene. Vabbè, va. Allora, tra poco salutiamo Lubellucci. Allora, Marco, i tuoi saluti su Lunatica Television. Io mando un saluto a tutta Reggio Calabria, perché è la prima volta che sto qui a Reggio Calabria. È vero, per te è la prima, per lui no? Per lui no, e devo dire, ancora non abbiamo lavorato, però ecco, ottimo pubblico, bravissimi voi, e un saluto a Lunatica TV. I saluti per Lunatica Television da Lubellucci, M2 Diabolica. Ciao. Così? Nessuna dedica particolare verso qualcuno, qualcosa? A tutti quelli che vengono nelle nostre serate e a tutti quelli che mi vogliono bene. Io voglio bene a loro, quindi grazie a voi. Un ciao e grazie a Lubellucci e Marco Bonucci da M2O Diabolica.
compagnia. Dai un po' di superare se lo dai! E da questo momento la taglia come mille, come mille, come mille, come mille, come mille, come mille, come mille. Bella partizione questa sera, è bello vedere una situazione così a questo palazzo, hai visto, è da anni che non si vedeva, grazie a voi ci siamo riusciti, grazie ragazzi, voglio fare un saluto. Yeah.
Thank you.